È sempre dalla 57esima edizione del Salone Nautico di Genova, con me Annalisa Gargiulo. Vicino a noi il mezzo col quale Sergio Davia ha attraversato l'Oceano Atlantico, un Master 996 motorizzato. Siamo in casa Suzuki, perché una delle case importanti che hanno partecipato a questa manifestazione è stata Suzuki, che ha messo due motori importanti, cuore che ha dato modo al Master 996 di esprimersi al meglio. Due da 200 cavalli, il 996 ha permesso a Sergio Davia di fare quello che vediamo sul manifesto. In un mese e mezzo lui è riuscito da Palermo a raggiungere le cifre, qualcosa che io partirei proprio da qua. Master, forse anche te non eri tanto fiduciosa quando è partita, hai detto speriamo che ce la fa, anche se ti hai detto il gommone ce la fa. Hai detto bene, del gommone non ho mai avuto dubbi, è stata una grande impresa, anche perché non era mai stato provato neanche a tenere accesi dei motori per così lungo tempo in modo continuativo, quindi i rischi erano tanti. Si diceva Paolo Ilariusi che il massimo che avevano fatto loro era 50 ore per festeggiare il 50esimo, più di così non si era mai provato, 50 ore consecutive. E ora possono testarli tranquillamente sopra le 300 ore, abbiamo visto che funziona. Ecco, un risultato importante, noi dicevamo anche con Paolo Ilariusi che i motori sono importanti, ovviamente devono rimanere accesi tante ore e non devono dare problemi, non hanno dato problemi, però il Master 996, così come quello che c'è di là in acqua, un po' più cattivo, questa è la versione che, diciamo Emotion, là c'è invece il 996 originale con sui 2 da 350 Suzuki. Io sono uscito con tuo papà, è qualcosa di veramente, non si riesce neanche a spingere giù tutta la leva perché si entra nello spirito racing. Non sono riuscita anch'io tuttora a provarlo a manetta e siamo arrivati a 58 nodi, bisogna mollare perché c'è molto mare. La cosa bella è, oltre al brivido che ti dà di quella velocità che non è per tanti, infatti ringrazio papà di esserci, perché senza di lui tutte queste prove non credo sia. Me l'ha detto anche Paolo Ilariusi, senza di lui. No, assolutamente, non è un battello gestibile, non è una cosa per tutti. È veramente eccezionale, la cosa bella è che ti fa sentire al sicuro anche a quelle velocità. Non so se è l'effetto papà o è l'effetto master. Noi l'abbiamo fatto in diretta, molti l'avranno seguita. Io ero a bordo col telefono vicino a lui, i 50 nodi con un metro e passa d'onda, il gommone era sempre anzitutto morbido sull'onda, non si sentiva il mare, e questo con un metro d'onda, e poi soprattutto papà sul timone sentiva il gommone, cioè il gommone è sempre pronto a rispondere. No, è la cosa bella che tiene un controllo veramente difficile, perché a quelle velocità si tende a perdere contatto con l'acqua. Assolutamente, anche perché non sai più tu che controlli, invece proprio ripeto, la cosa bella è vedere il controllo che il mezzo ha sull'acqua a quella velocità, tant'è vero che abbiamo ricevuto complimenti illustri anche dal vicepresidente Suzuki in persona, che è rimasto estasiato del battello. È stato veramente un'eccellente fiera e mi piace soprattutto vedere che da tanti anni non vedevo un'affluenza così a Genova, persone molto interessate, complimenti a mai finire, e mi ha fatto veramente molto piacere. Ecco, io rimarrei un attimo ancora sul 996, perché Sergio ovviamente non correva, non faceva 50 nodi, non gli interessava farli, doveva fare tante miglia, 4.300 miglia. Sono veramente tante che qualcuno forse non le farà in una vita, lui le ha fatte in un mese e mezzo. Uno dei dati che noi abbiamo riscontrato sono i consumi. E ieri provando con papà il 996 con i 2 da 350, che sono molto più importanti dei 200, quindi motori impegnativi, ci ha sorpreso che a 50 nodi noi consumavamo 50 litri a motore, quindi fondamentalmente erano sempre 2 litri miglio. Ecco, questo è un dato che io, sì è vero i motori sono parsimoniosi, ma è la carena che permette loro a quei giri di fare determinate miglia, quindi il vero consumo, lo diciamo sempre, non è quello che si fa in un'ora, ma è quello che si fa percorrendo una distanza. Sergio ha percorso 4.300 miglia e mi pare abbia consumato, lo avevamo letto, 9.600 litri, che sono 2 litri miglio di media. Suzuki infatti è rimasta molto impressionata da questo dato, che sicuramente è dato dai motori che sono insomma eccellenti, hanno dei consumi molto ridotti, però come hai detto bene te, la carena che fa la differenza. Io personalmente ho fatto un pieno a canne col 775, abbiamo fatto 96 miglia di rotta. Da Canna a Genova, abbiamo usato il battello i 5 giorni di canne per le prove, siamo arrivati qui e siamo andati sulle mangianze a rincorrere pesci, e il primo giorno di fiera io avevo ancora 3/4 di serbatoio, una cosa incredibile. Sì, questo io ve lo ricordo sempre, è importante proprio la carena, e soprattutto non solo la carena ma tutto come viene concepito il mezzo, perché è il baricentro del mezzo, è l'assetto che assume quando naviga, che permette con
i giri che sta facendo il motore, di percorrere più miglia, perché questo è il vero segreto per consumare poco. Con gli stessi giri, quindi a 2000 giri, se il motore ti permette di fare 20 nodi, stai facendo 20 miglia in un'ora, ma se il gommone va a 15 nodi, ovviamente fai 5 miglia in meno. Il consumo, il reale consumo è quello che voi fate percorrendo una distanza, non un'ora di navigazione che dice e non dice nulla. Tu hai parlato di pesci, non possiamo non dirlo, qua c'è anche il 699 Fishing, c'è Matteo Catelani in acqua con... che è qua per festeggiare anche un secondo posto importante al Big Red. È venuto lo staff del Big Red a salutarvi, a ringraziarvi, perché avete fatto una bella cosa partecipando come cantiere. Avete voi master, avete chiamato Matteo chiedendogli di partecipare al Big Red, quindi è partito tutto da casa master, qualcosa che ti ha contagiata, perché appunto il mercoledì sei uscita con Matteo, invece di essere qua a controllare che tutto fosse in ordine, domani il giovedì apriva il salone, tu eri là a pescare. Ero sulle mangianze con lui, sì, è vero. No, vabbè, a parte che sono dei ragazzi che ti trasmettono qualcosa che veramente se non la vivi non lo puoi capire. Io avevo vissuto soltanto questa esperienza al tonno, il dentice, la traina, ora che ho visto le mangianze sono impazzita direttamente, è qualcosa di eccezionale, che possono tra l'altro fare... magari non proprio tutti, magari non in quel modo, però io penso che è qualcosa che anche una profana come me con qualche consiglio giusto riesce a fare. E poi il 775 presentato qua a Genova, anzi in realtà l'avete presentato a Cannes pochi giorni fa, eravamo a Cannes, là è stato apprezzato moltissimo, anche qua insomma per te quello dici è la misura perfetta, quindi penso che sia il giusto compromesso tra il 996 e il 699. Io ti posso dire che mi ha veramente stupito questo gommone, tra tutti i miei figlioli mi ha veramente fatto innamorare, perché ha una misura giusta, ha delle dimensioni che non sono né troppo eccessive né troppo piccole, ed è un battello che niente, è uno spettacolo in navigazione. Francesco, i complimenti me li devo fare da sola, me li faccio, è veramente, mio padre si è super, l'ha detto, faceva la miglior carena che ha prodotto e l'ha fatta, è veramente eccezionale. Poi può piacere, non piacere, gusti sono gusti, però... è molto bello, noi l'abbiamo anche provato a Cannes, per cui avvicinatevi al marchio Master, perché davvero è una casa, a parte Annalisa Gargiulo che è una persona veramente squisita, che vive il mare per prima, è lei la prima protagonista che va per mare, lei con tutta la famiglia, con le tre bambine. Ce lo guarda qua dietro, sta arrivando la piccola, ha imparato pure a pescare, pure lei. È innamorata di Matteo. Guarda, dice solo pesce sarebbe. E insomma, lo vive, come vedete, a 360 gradi, anche nel mondo pesca ha voluto essere protagonista insieme a Matteo, si è innamorata anche di questo mondo, questo permette a Master di essere vicino a voi, vicino a chi va per mare, perché tutto quello che non funziona lei lo vede per prima, lo prova su se stessa, quindi poi viene sistemato, viene chiesto a papà di fare eventualmente accessori particolari come possono essere anche il bimini stesso del 699, come possono essere la risalita della scaletta, tutto quello che a lei non piace ovviamente papà lo risolve, perché poi tu ti rivolgi a papà dicendo papà questo non ci siamo. Allora diciamo che sì, noi in generale in famiglia, lui stesso, voglio dire, quando vede qualcosa a bordo che non va, vivendola lo capisci, riguarda la pesca. È lui che mette le mani, è lui l'artista. Sì, devo dire che diciamo, sì, è sempre lui l'artista assolutamente, però le idee nascono in modo comune, ma a volte sono anche... Io parlavo di chi con le mani produce quello che tu dici. Materialmente. Sì, ovviamente lui, anche se guarda che io so pure resinare, non mi sottovalutare. Dubbi. Perché mi piace capire, poi non lo faccio materialmente, ovviamente non sono tutti i giorni, però io per capire una cosa la devo fare, perché sennò come faccio a capirla realmente? Ma una volta mi è venuta la tendinite perché volevo sgommare i gommoni, mi sono fatta venire un polso così, perché comunque se non comprendi anche a livello da titolare a dipendente, se tu non sai cosa dice al tuo dipendente, ma quello come ti deve ascoltare a te? Quindi in qualche modo devi sapere cosa gli dici, devi sapergli dare un consiglio, devi saperlo rimproverare anche nel modo giusto, perché sennò quello ti si gira e dice ma cosa pretendi? Dall'alto dell'ufficio che vuoi. E quindi è normale che poi io sono curiosa per natura, mi piace sempre trovare e studiare soluzioni, e viva IKEA che me ne dà tantissime, perché comunque sono geniali, hanno veramente delle soluzioni ottimali per spazi piccoli, quindi e così devi andare avanti, insomma ti ci ingegni un po'. Mi hanno insegnato, mio padre mi ha insegnato che non serve soltanto la scuola per essere così caparbi nella vita, e io cerco di fare del mio meglio in modo umile, poi i risultati vengono da soli, come vedi ci ritroviamo dentro uno stand prestigioso come questo per averci creduto e credere, per aver creduto in quello che noi facciamo da sempre, per essere sempre rimasti al nostro posto, non avere mai
tirato fuori, diciamo, prepotenze o esuberanze che non fanno parte di noi. Nella nostra umiltà cerchiamo di fare quello che facciamo, cerchiamo di farlo al meglio e la gente risponde credendoci. E allora, dalla Master, da Annalisa Gargiulo, noi continuiamo il nostro giro per il Sole Nautico di Genova. Annalisa, ci vedremo presto, speriamo questa volta ancora di nuovo in terra tua, San Vito Lo Campo, Palermo, insomma, bellissimo tutto il mare, vivete il mare con un Master. Grazie Annalisa. Grazie a te Francesco, ciao a tutti.